frese alluminio offre l'opportunità di applicare lo sconto immediato in fattura del 75%. Consultate i vostri agenti di vendita per chiedere il modulo di adesione. Per le pratiche di sconto in fattura sarà necessario presentare la carta d'identità in corso di validità, il codice fiscale in corso di validità, la visura catastale aggiornata e 3 foto per il serramento esistente e 3 foto per il nuovo serramento che verrà installato. È necessario effettuare la verifica della congruità dei costi. Sul termosoftware, dopo aver inserito i serramenti e l'imponibile, bisognerà verificare il rapporto euro metro quadrato. Ricordiamo che il rapporto euro metro quadrato fa riferimento al solo manufatto e dovrà rispettare il limite imposto dall'allegato A. Sul termosoftware sarà possibile scorporare i costi di posa, trasporto e progettazione, facendo riferimento al prezzario day o al prezzario regionale. È molto importante che le foto siano geolocalizzate, per questo motivo vi consigliamo di scattare le foto ai serramenti utilizzando l'applicazione GeoMaps. Come anticipato, per i serramenti esistenti servono 3 foto per singolo serramento. Nella prima foto sarà necessario inquadrare il serramento all'interno della stanza. Nelle altre foto si potranno inquadrare diversi particolari, ad esempio l'altezza della maniglia, inquadrando anche il metro che punta verso il pavimento, lo spigolo della traversa inferiore qualora fosse a spigolo vivo, oppure l'altezza del parapetto, qualora fosse inferiore ai 100 cm. Per le porte e finestre esistenti invece richiediamo una foto del serramento in generale all'interno della stanza, la foto dell'altezza della maniglia puntando il metro verso il pavimento, la foto della soglia per dimostrare che sia superiore ai 2,5 cm, la foto della misurazione della luce netta dell'anta primaria o delle ante entrambe aperte, qualora l'anta primaria avesse una misura inferiore ai 75 cm. Richiediamo 3 foto per singolo serramento anche per i nuovi serramenti. Anche in questo caso sarà necessario fare una foto della vista generale del serramento, la foto dell'altezza della maniglia, la foto dello spigolo per le finestre o l'altezza del parapetto sempre per le finestre in modo da dimostrare l'installazione del parapetto. Per le porte finestre installate invece sarà necessario una vista generale di insieme, la foto della luce dell'anta primaria, la foto della nuova soglia per dimostrare che sia inferiore ai 2,5 cm, la foto dell'altezza della maniglia della finestra per dimostrare che sia tra i 100 e i 130 cm.